Ciao a tutti, sono Vicky e benvenuti ad un nuovo video. Questo video inaugura una nuova rubrica dove collaboro con la casa editrice GDS e praticamente elenco i libri di questa casa editrice, vi parlo un po' della trama, vi mostro le copertine in modo da darvi dei consigli su dei libri magari un pochino meno conosciuti ma che sicuramente sono validi e possono darvi qualche spunto in più di lettura. Spero che l'idea vi piaccia, fatemelo sapere con un commentino e un like e intanto vado a proporvi 4 libri di questa casa editrice. Il primo libro di cui vi parlo è Presagium di Massimo Carpegna, un thriller, e la trama è questa. Abbiamo uno psichiatra torinese, Luca Bongiovanni, che scopre di avere la capacità di avvertire la morte prima che accada. E sconvolto, pentito di non essere riuscito a salvare un amico, un collega, di cui aveva previsto la morte, lascia Torino, va ad Amsterdam e si unisce ad un'equipe che studia in maniera particolare le esperienze pre-morte. Qui conosce anche Lucia, torinese come lui, a cui si lega. Viene inviato da questa equipe di Amsterdam ad indagare sul caso di una ragazza scomparsa che è stata avvertita da una donna che ha avuto un'esperienza di pre-morte. E cosa succede? Luca scoprirà cosa si cela dietro il terzo segreto di Fatima e scoprirà che il suo dono e tutto ciò che ha vissuto fanno parte di un grande disegno divino e lui farà di tutto per sventare la tragedia che sta per accadere. Quindi se amate i thriller, questo libro non potete farvelo scappare. È disponibile sia in cartaceo a 15,90, in libreria e su www.bookstoregds.it, vi lascio il link in descrizione, e su Amazon, su IBS e in ebook in tutti gli store. Il secondo libro di cui vi parlo è I volti dell'Apocalisse di Giovanni Magistrelli. L'ex ispettore di polizia Raib, una donna, ha un passato tragico alle sue spalle. È morta sua madre, Anna, in un tentativo di furto finito male, da lì la sua vita è cambiata, non è più ispettore di polizia e lavora praticamente facendo dei lavoretti come ispettore, come investigatore privato. La vita tranquilla di Raib, spero si pronunci così, viene interrotta dal commissario Stefano Sanna, ex suo ex capo e ora suo santuario amante, che le chiede di indagare su un omicidio efferato avvenuto fuori Milano, appena fuori Milano. Ovviamente uno psicologo viene torturato ed ucciso e ritrovato con un messaggio sul suo corpo nudo e straziato, un pezzo tratto dal libro dell'Apocalisse dell'Apostolo Giovanni. Da qui, indagando su questo, Raib entra in una realtà fatta di scambi di favori e legami di potere dove il male è palpabile e ha molte sfumature. Fronteggiando questa situazione fuori controllo, i protagonisti per tutto il libro si ritroveranno sempre ad avere a che fare con una parola, Apocalisse. La trama sembra molto interessante, il libro è disponibile in cartaceo a 18,90 e in formato ebook a 3,49 €. Il prossimo libro è Scritture aliene albo 8 di vari autori e ve ne parlo prendendo insomma uno stralcio del libro. 3 intrepidi miliziani riusciranno a consegnare una terribile arma segreta? E se Dio fosse un crudele mistificatore? Il mondo di domani sarà guidato da perfidi scienziati neonazisti? I superstiti di una remota colonia sfuggiranno alla caccia di enormi predatori alieni? E se il genere umano fosse annientato dalle piante? Alieni buffi e deformi sbarcano a macchia di leopardo. Sono davvero innocui come sembrano? Scotland Yard riuscirà a neutralizzare un misterioso assassino extraterrestre? Reggerà il patto scellerato fra un miliardario senza scrupoli e i rettiliani? Questo libro è disponibile soltanto in ebook a 2,99 €. L'ultimo libro di cui vi parlo oggi è Calendula di Floriana Laurenza. Abbiamo Dennis Cortex, un killer che fa parte di un'organizzazione malavitosa del Bronx che decide di cambiare vita, non vuole più uccidere. Però il suo boss, un uomo crudele e senza scrupoli, non è disposto a perderlo. Riuscirà Dennis
Cortex a cambiare vita. Questo thriller si intreccia in amore, morte, azione, suspense, avventura, fino all'inaspettato colpo di scena finale, quindi anche per gli amanti del thriller potrebbe essere interessante. E questo è un ebook disponibile a 2,49 euro. Allora, spero che questo video vi sia piaciuto. L'intento di questo video era di farvi conoscere nuovi libri e portarvi appunto a portare nuovi contenuti su questo canale, facendovi conoscere delle nuove uscite. Spero che questa tipologia di video vi piaccia. Arriverà presto anche la seconda parte con altri 4 libri della casa editrice GDS, sperando di continuare la collaborazione, perché secondo me è un'idea interessante quella di proporvi e conoscere nuovi libri. Un bacio e alla prossima. Ciao ciao.